Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho deciso di preparare le pizzette di sfoglia sarde. In realtà ho notato che sono molto simili a quelle pugliesi, ai rustici pugliesi, penso che si chiamino così. Per prima cosa inizio col separare l'acqua dalla mozzarella. Metto l'acqua in una ciotola e la mozzarella, che andrà poi tagliata a dadini, in un'altra ciotola. Taglio la mozzarella prima a fette e dopodiché andrò a tagliarla a dadini. In un'altra ciotola pulita vado a tagliarmi i capperi. Essendo dei capperi molto grandi, vado a tagliarle a rondelle. Io per comodità utilizzo una pasta sfoglia già pronta, comprata al supermercato, ma se voi avete il tempo vi consiglio di farla a mano perché sarà sicuramente molto più buona. Dopo aver aperto la pasta sfoglia è tempo di preparare il pomodoro. Preferisco utilizzare la polpa perché mi piace molto di più come sapore e poi è perfetta per le mie pizzette. Dopo averla versata nella ciotola pulita vado a condirla con un po' di sale, un filo d'olio e anche un pochino di origano. Lascio riposare e incomincio a dare la forma con un copapasta alla mia sfoglia. Ho deciso che queste pizzette le farò al gusto di capperi e acciughe e le farò tonde. Comincio a condirle versando sopra prima del pomodoro, poi un pochino di capperi e un pezzetto di acciuga. Aggiungo anche dei pezzettini di mozzarella e poi vado a chiudere la mia pizzetta di sfoglia. Presso sui bordi per far aderire bene entrambe le parti, dopodiché andrò a sigillare con i rebbi di una forchetta.
se il dischetto di pasta presentasse delle imperfezioni, lo utilizzeremo per farne la base, mentre utilizzeremo quelli perfetti, tra virgolette, per chiudere la pizzetta. Dopo averle posizionate sulla teglia e poco prima di infornarle, vado a spennellare sulla superficie del tuorlo d'uovo, in modo che diventeranno belle dorate. Dato che queste mi sembrano poche, ho deciso che ne preparerò delle altre condendole semplicemente con del pomodoro e della mozzarella. Per differenziarle dalle altre, ho deciso che queste le farò quadrate e quindi andrò ad eliminare tutte le parti tondeggianti in modo che la mia sfoglia diventi il più quadrata possibile. Alla fine ho optato per una forma rettangolare che abbia dei fori superficiali. Ed eccole qui dopo 20 minuti di cottura. Belle, dorate, croccanti e golosissime. Ora le posizionerò sopra una gratella in modo tale che si freddino e la pasta sfoglia non rimanga umida. Se questa ricetta vi è piaciuta, lasciatemelo scritto nei commenti. Ed io vi ringrazio di avermi guardata, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!